Emanuele Gamba, a calciomercato.it, ha parlato del caso Daniel Maldini, la tendenza è svilire i prodotti del lavoro svolto in quegli anni. Il Milan continua a navigare a correnti alterne in questa stagione, iniziata sotto il peso delle incertezze nei confronti di Paolo Fonseca e proseguite con l'allenatore continuamente al centro delle discussioni. Le scelte estive della società rossonera che hanno portato a grandi critiche sono molte, da Kalulu lasciato ad una diretta concorrente fino alle partenze di altri giocatori come Daniel Maldini. Ai microfoni di calciomercato.it, Emanuele Gamba di Repubblica ha parlato del figlio d'arte, che ora è stato convocato in nazionale da parte di Luciano Spalletti. Il Milan manda via Daniel Maldini perché si chiama Maldini? Il sospetto c'è. Maldini si chiama Maldini e questo in qualche modo già lo certifica, ma Kalulu è un maldiniano, Vasquez è un maldiniano, Adli è stata un'idea di Maldini. Il sospetto è che il Milan di oggi guardi di cattivo occhio quel Milan lì, se poi ti chiami Maldini è il peggio del peggio. È stata sicuramente fatta una guerra a Maldini da parte della nuova proprietà, è stato trattato in maniera irrispettosa. La tendenza mi sembra quella di svilire i prodotti del lavoro fatto in quegli anni, che poi hanno portato il Milan a vincere lo scudetto. Milan, senti Gamba, Kalulu, Adli e Maldini potevano starci in rosa. Il giornalista di Repubblica, poi, ha continuato sulla sua analisi riguardo alle scelte estive del club meneghino, sia su quanto ha pesato ancora il distacco da Paolo Maldini sia su quanto siano state frettolose alcune valutazioni. Gamba ha aggiunto, oltre a questo, non so se poi parliamo anche di un'incapacità a valutare i giocatori, Kalulu, Adli, Maldini e Vasquez sono giocatori che nella rosa del Milan ci potessero stare. Il Milan non ha un portiere di riserva e Vasquez in questo primo scorcio di campionato è uno dei migliori portieri della Serie A, ma la cosa più grave è che l'Empoli lo può riscattare per 900.000 euro e quindi c'è stato un errore di valutazione. Insomma, tante le riflessioni da fare in casa Milan.